Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea Lancia, che mi chiede di parlare del film del 2020 con Kristen Stewart, Underwater, un fanta horror sottomarino, e che rievoca nella sua messa in scena tanti film mescolati l'uno con l'altro. Una sceneggiatura abbastanza classica, niente di eccezionale, però bisogna dire che il regista William Eubank, che aveva già fatto l'interessante The Signal, riesce a mantenere costante un certo tipo di tensione, anche se i jumpscare forse sono un po' troppi, però riesce a creare un'atmosfera giusta. In questo thriller sottomarino noi ci troviamo praticamente in un impianto di trivellazione nella fossa delle Marianne, che praticamente ha un'esplosione, sta per scoppiare, sta succedendo un casino enorme. Ci sono tre superstiti: l'ingegnere meccanico Nora, ovvero Kristen Stewart, poi abbiamo i ricercatori Rodrigo e Paul, che praticamente, dove hanno visto questa trivella è stata quasi completamente distrutta, decidono di partire. Nonostante siano già passate tutte le capsule di salvataggio, sono costretti praticamente a fare un viaggio attraverso l'oceano per cercare di avvicinare alla base vicina. Si uniranno poi il capitano, appunto, della nave che è rimasta lì, e altri due ricercatori, Emily, che è una biologa, e il suo ragazzo Liam. Ma è di lì la loro fuga, anche perché non si sono resi conto che nella trivellazione hanno trivellato un po' troppo ed è tornato fuori dal mondo una serie di mostri marini che li vogliono far fuori, fino poi quasi a un arrivo di Cthulhu. Allora, Underwater non è un brutto film, assolutamente, rievoca tantissimo James Cameron in tutto. L'idea sottomarina come design e tutto sembra venire fuori da Abyss, proprio di brutto. L'idea, appunto, della fuga, del combattimento, in questo senso rievoca in un certo senso il scontro finale Aliens 2. Poi all'interno c'è anche un'idea quasi da slasher, in quel senso, persone che lentamente vengono distrutte e deflagrate in maniere sempre più violente. Ha una buona idea, cioè mette tantissime cose al buio, è un film cupissimo e scurissimo, forse troppo breve, aveva bisogno secondo me di qualcosa di più per darci un po' di più di questi personaggi che sono un po' tagliuzzati con l'accetta. Però la Stewart è bravissima, il finale è molto bello, e poi quest'idea proprio del buio, di questi personaggi che vivono di pochissime luci, è veramente ben sfruttata, ecco, per creare una giusta tensione, che c'è comunque nel film. Il ritmo è buono, ripeto, troppo poco tempo, secondo me ci voleva qualcosa di più per darci un po' più forza a questi personaggi, però ha un paio di colpi di scena che non sono poi così banali, e ripeto, era a un certo punto alla fine un divertimento totale. Io, nonostante il film non mi sia piaciuto un granché, però lo guardo volentieri, perché è un film che comunque ha il ritmo, come ho detto, ha una buona recitazione, ha una bella regia, ha le musiche di Beltrami che male non fanno. Quindi il classico film dove la natura del male è svelata lentamente, progressivamente, non arriva subito, ma è un film comunque del genere che a me mi diverte. Poi si sa, a me film con mostroni e sott'acqua, come dico sempre, per me sono la manna, quindi ne facessero 5 all'anno di Underwater, dico la verità, proprio perché il cinema di intrattenimento comunque è ben fatto, sono belli i costumi, è bello il design, sono belli gli effetti speciali, è un classico film ben fatto che può garbare di più o di meno, perché di sicuro non è un capolavoro, però sicuramente è un film che diverte, è un film che intrattiene, non fa spengere minimamente il cervello, e cita tantissimi classici, ma tantissimi veramente, senza mai però rubare troppo. Funziona proprio nei momenti in cui c'è i silenzi, nei momenti in cui non succede quasi niente, nel momento in cui succede la cosa un po' ce lo aspettiamo, però proprio, ripeto, è un film che riesce a regalare dei bei momenti davvero di terrore, dei bei momenti di azione, dei bei momenti thriller. Peccato che sia un po', per me, sfregiato da qualche jumpscare eccessivo. Comunque la Stewart è bellissima e bravissima nel film, e per me comunque è un film assolutamente da avere se amate, appunto, come me, il fantasy sottomarino. E se c'è il link è qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, il campanello, fate il cazzo che vi pare. Poi se siete fan di Kristen Stewart già l'avete visto, se no provate a guardarlo, perché comunque come fantasy sottomarino è divertente, ben fatto, e alla fin fine lascia un piccolo segno almeno in 2-3 scene, e poi quel finale col mostrone gigante è veramente impressionante. Per il resto, al solito, tocca a voi.